Gianmarco Dugnazzi, l'ultima domanda. Hai dentro di te anche una vena green, diciamo così. Hai a Velletri trasformato, diciamo, quel luogo anche, l'hai riconvertito sul versante diciamo, Agroalimentare. dell'agroalimentare sostenibile, cioè è diventata una passione, un Sì, qualcosa. è vero, però in realtà è sempre una di quelle passioni involontariamente come quella del cinema tramandate da Ugo, anche quando ci portava sui set lo faceva più per se stesso che per noi. Era un modo di portare noi a giocare nel suo terreno, così come a me ha fatto crescere in campagna con questa filosofia anticipatoria del biologico, del chilometro zero, che lui in qualche modo portava avanti già dalla metà degli anni 60, quando la gente andava nei supermarket, e lui faceva un percorso esattamente contrario, dicendo che la grande cucina si sarebbe basata sulla qualità della materia prima. Quindi io, tornando a vivere da dove sono scappato, cioè qui da Velletri, perché ero isolato ed ero in campagna, ho sviluppato nel tempo il mio amore per il vino, che era un altro amore di Ugo, l'abbinamento tra la cucina e l'enologia. E ho trasformato questo posto che lui aveva chiamato scherzando la Tognazza, perché una tenuta è al femminile, una azienda agricola è femminile, una cantina è femminile, allora non la posso chiamare la Tognazzi, la Tognazza. Quindi, facendo seriamente il lavoro, se vuoi, del viticoltore in questo caso, per quello che mi riguarda, e mettendoci intorno invece una filosofia, una comunicazione estremamente dissacrante e divertente. Quindi la Tognazza rinasce senza che Ugo lo avesse mai pensato nei suoi sogni, diventa un brand e una cantina, in realtà, e portando in evoluzione quello che era stato un suo gioco fatto per farne godere noi e i suoi amici durante le cene. Mi sembrava doveroso tornare a vivere qui, trasformare la casa vecchia che è qui vicino, di fianco, in casa museo in suo onore, perché io credo che se poi oggi come oggi io e i miei fratelli possiamo fare quello che facciamo e cerchiamo di essere un ponte anche per ricordare lui, è grazie a quello che lui ci ha lasciato, non soltanto a livello fisico, ma anche a livello di eredità culturale. Quindi, secondo me, è giusto fare delle cose per ricordarlo, e la casa vecchia, che è diventata casa museo nel circuito nazionale, è un motivo per far visitare quei luoghi dove sono nati i grandi film, i grandi personaggi, le sue grandi passioni e quello che raccontiamo nel libro. Ecco, ringraziamo Gianmarco Tognazzi, abbiamo presentato il libro scritto dai quattro figli di Ugo Tognazzi. Grazie. Un'ultima battuta, dopo passata l'epidemia, gli italiani secondo te saranno più buoni o uguali o più cattivi? Ahimè, io credo che saremo uguali, Saremo uguali. perché fatichiamo un po' a imparare le lezioni. Saremo uguali. L'abbiamo visto tra la prima ondata e la seconda ondata, tanto per dirne una. Però ho una fiducia, quella che tutte queste privazioni, nel momento in cui si tornerà realmente, o almeno ci spero, si tornerà realmente alla normalità, perché questa è quella che abbiamo vissuto anche quest'estate, non è una vera e propria normalità, quindi con la tranquillità di poter condividere insieme le varie esperienze della vita, possano rivalutare la bellezza di andare a un concerto, la bellezza di andare al cinema, perché oggi abbiamo tanta tecnologia, siamo aiutati dalle piattaforme, dai canali televisivi a vivere meglio questo isolamento, però poi è tutta Siamo un'altra cosa poter godere certo. dello spettacolo, di una risata insieme agli altri, di un'emozione insieme agli altri. E io credo che ci sarà questa necessità di tornare a condividere insieme in libertà nella società, sperando di aver fatto un salto in avanti di maturazione da parte di noi tutti. Grazie a Gianmarco Tognazzi. Grazie a voi.